Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Club 80030. Questa sera abbiamo con noi ospite Pasquale Caso, in arte Smile, ma in artissima Drone Out. Pasquale, siamo molto felici di averti qui personalmente perché sei mio amico, ti conosco da sempre e sono felicissimo di averti qui. Partiamo con la prima domanda: ma che significa Drone Out? Perché Drone Out? Beh, Drone Out non significa quasi nulla, nel senso non è una parola in inglese, una parola esistente, ma è una parola tra appunto il drone e un astronauta. E un mio amico barese appunto disse: ma perché non provi con Drone Out? E non mi convinceva tanto, però pensavo al fatto simpatico che adesso a Napoli soprattutto, anziché chiamarmi Drone Out, mi chiamano Andronata. Dronata, capi Tommy? Mi chiamano Andronata, quindi cioè, non lo so. Ti rendi conto, da Drone Out a Andronata? È un attimo, però funziona, perché comunque rimane poi nel quotidiano, le persone ricordano, anche chi non mi conosce, ma il nome è Drone Out, sì. Quindi è rimasto, sì. Pasqua, ma quando è nata la tua passione per il videomaking, cioè dei video, di entrare in questo mondo, e perché? Beh, come abbiamo detto anche poc'anzi, è partito tutto dal drone, cioè il fatto, l'esperienza, una visione diversa da quella là terrestre, diciamo così, di vedere le cose dall'alto, un po' dalla voglia di volare, dall'esperienza, mi sono lanciato col paracadute, quindi quel forte brivido che ti dà l'altezza l'ho trovato appunto nel drone, e da lì poi un'escalation e siamo arrivati a farlo poi come lavoro. Perfetto, perfetto. Pasquale, tu diciamo sei videomaker, giusto? Quindi sia il videomaker, a te appartiene anche il mondo in un certo modo della fotografia, no? Sì. Quindi sia il videomaker che il fotografo cercano di cogliere degli istanti della realtà, cioè per esempio un preciso momento, quel dettaglio che ecco fa la differenza, no? Quel dettaglio, sì, particolare. Ma secondo te, tu che fai tutte e due cose, qual è la differenza sostanziale tra foto e video? Perché per esempio una persona tende a preferire più la foto e altre preferiscono più il video? Cioè la linea di separazione, Roe? Allora, ci sono fotografi che provano a fare video, però purtroppo manca la dinamicità. Cioè loro avvertono che manca qualcosa ed è la dinamicità che manca, perché comunque la foto, per quanto possa essere statica, fai lo scatto e quella è la foto. Ma mettere insieme immagini in successione, dare un senso alle clip video, non è la stessa cosa appunto della fotografia, perché devi a modo tuo, anche se introspettivo, ma fare arrivare poi allo spettatore qualcosa, devi comunicare qualcosa in più in 30 secondi, in 4 minuti, in quel che sia. Quindi la differenza è questa, che un fotografo riesce a fermare il tempo lì, in quel momento. Però se dovesse mettere insieme poi clip video, se non l'ha mai fatto non ci riesce. E così viceversa, anche per noi che facciamo video, non riesce facile catturare quel momento. Che magari, che ne so, sto su una persona che mi piace per strada, non ci sto provando, mi piace nel senso che mi sembra un bel quadretto, io posso stare pure rec lì 5 minuti e poi da quei 5 minuti rivedo il video a casa e prendo quel momento lì che mi è piaciuto. Ok, quindi è tutto un concetto di istantaneità. Sì, di istantaneità. Ok. Pasqua, tu mi hai detto sostanzialmente, quindi sia il videomaker che il fotografo possono prediligere, no, diversi punti di vista. Mo, un grande artista ha detto che il solo fatto di spostare la telecamera o la fotocamera da un punto all'altro cambia la prospettiva e cambia il modo di vedere il soggetto, che sia un paesaggio naturale, una persona, sì. Un quadro. Perché Pasqua, sostanzialmente un artista deve prediligere un punto rispetto a un altro, e tu in base a che scegli? Dici magari voglio fare una ripresa su quel particolare dettaglio, sì, 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 su un altro, perché, in base a cosa scegli? Capisco, allora appunto come dicevo pure prima, il fatto del drone era questo, all'inizio erano prospettive diverse, soprattutto all'inizio, adesso chiaramente si è un po' sdoganata, però partendo da Napoli, perché la pagina Instagram penso l'ha vista, quindi la seguiamo, è improntata comunque sui seguite paesaggi. Seguite Drone Out su Instagram, mi raccomando. Non Drone Out, Drone Out. Comunque era cercare una prospettiva diversa della città, e in qualche modo si è avuto successo, comunque si parla sempre campano, si è avuto successo perché appunto questo era vedere il Vesuvio per esempio da una prospettiva che non si era mai vista prima,
appunto, come lo faccio? Con il drone. Quindi da lì è nata e da lì poi il resto. E quindi fare questa... Sì. Comunque ho sfruttato il drone per cercare di dare un occhio diverso sulla città. Okay. E così in generale. E quindi decidendo di riprendere, decidi appunto di scegliere un soggetto che sia il visore dall'alto. Ma che cosa cerchi di trasmettere, Pasqua? Tu a chi riprendi e soprattutto cosa ti aspetti da chi ti fa riprendere? Perché sostanzialmente è un gioco di aspettative, no? Se tu decidessi, per esempio, di fare un'intervista, ho visto che tu hai collaborato con Enzo Grananiello, con i Foia, con altri artisti, tu li riprendi, però tu, da regista in quel momento, cosa ti aspetti da loro? Cioè, delusioni, ansie, loro devono fare la migliore performance per trasmettere al pubblico, cioè come funziona? Sì, con i maestri come Grananiello, ultimamente anche James Senese. Comunque c'è una sorta di, cioè, per me, aspettativa, anche ansia. Comunque sono cosciente di chi ho di fronte in quel momento. E per fortuna non hanno mai deluso le aspettative, sono persone che quello che trasmettono, comunicano al pubblico, così sono nel privato. Quindi sono per stare vicino alle persone, per gli ultimi. È stata una cosa comunque emozionante sentire delle cose che uno si è costruito vedendo la televisione, vedendoli online, vedendoli poi da vicino. È comunque un motivo di orgoglio e comunque d'ansia, perché tu non sai poi se il risultato finale a loro possa piacere. Per fortuna è tutto bene, è piaciuto. E abbiamo visto le interviste, sì, sono piaciute. Sì, è tutto a posto. Quindi abbiamo detto che è iniziato col drone, no? Il drone è una delle ultime tecnologie che è arrivata, no? Sì. Pasqua, ma secondo te il drone può influenzare in maniera positiva o negativa la società? Cioè, l'uso che si fa delle tecnologie, Pasqua, sì, pensi che sia più invasivo o può solo migliorare? Ecco, c'è un limite, cioè una linea, un confine sottile, che se una persona ha una propria personalità, cioè una personalità formata, è decisa, allora la tecnologia può solo apportare benefici. Mentre se prendiamo ad esempio un ragazzino che sta crescendo, quindi la personalità non è completa, lì forse può danneggiare. Infatti si è sentito il caso di Facebook, quella persona, quella donna che lavorava e poi ha tirato fuori i documenti. Sì, che ha tirato quindi documenti. Quella è una cosa adesso che ha fatto risalto, è stata quella. Quindi chi può dirlo? Tu hai detto una cosa importante, perché i ragazzi con la tecnologia, perché oggi se tu guardi, per esempio, noi siamo coetanei, abbiamo la stessa età, sì, e sti ragazzi oggi con questi telefoni... Io porto più giovane però, no? Ma tu ti porti più bella, ti porto proprio più giovane, cioè ti porto proprio bella. Tommy, ma che bello, c'è il mio padrone a casa, più bella di te, sopra nei numeri. Però, ritornando al discorso, vedi Pasqua, oggi tutti questi ragazzi, ti ho detto bene, un ragazzo fragile, cioè oggi vanno a fare tutto quanto i video, Pasqua. Cioè, come funziona con questi smartphone? Allora, il ragazzo che mette la foto di quello che sta mangiando, chi il capo video? Allora la mia domanda è, questa tecnologia è usata male? E allora a questo punto tutti possono fare videomaker? Tutti possono fare? Cioè, come funziona? Sì, vabbè, tutti comunque possono farlo. È anche giusto che un ragazzino, un ragazzo, una persona adulta, chiunque, cerchi di avvicinarsi al mondo, perché poi è una cosa che ti viene da dentro. Appunto. Quindi magari uno inizia, prova, poi il più delle volte abbandoni, perché comunque è un mondo complesso. Comunque elaborare il tutto non è poi così semplice. Però gli smartphone sì, ti aiutano e devono aiutare, e dobbiamo cercare, noi che siamo un po' più grandi magari, con i più piccoli, indirizzarli a sfruttare le tecnologie, gli smartphone, nella maniera sana e non nella maniera distruttiva. Quindi accompagnarli in questo percorso, secondo me, è giusto, fa bene, pure se pubblicano la foto di quello che stanno mangiando. Fatto bene, va bene. Fatto poi in maniera malata, malsana, è solo per apparire, poi tu vivi appunto un'infelicità interna, non è costruttivo, interna. No, quello no. L'apparenza, diciamo, fa capire che è apparenza, e là deve rimanere. Poi tu dentro devi essere felice. Se sei felice dentro, può fare quello che vuoi tu. Bravissimo. Pasquale, tu è da un po' che sei in questo mondo del videomaking, del drone, ma quali sono i costi effettivi? Cioè, allora facciamo un esempio, io sono un ragazzo che vuole entrare in questo mondo, quali costi devo affrontare e come devo approcciarmi a questi costi? Cioè,
Ok, prima di acquistare attrezzatura sul campo è importante avere un PC con un programma di montaggio. Poi, che vuoi utilizzare lo smartphone inizialmente, va bene, tu utilizzi il cellulare, fai riprese, poi vai a casa, sperimenti appunto il girato che hai fatto e capisci se fa per te. Investire da subito, non sapendo se poi è una cosa che può piacerti o meno, la vedo una cosa, diciamo, superficiale, un avventarsi inutilmente. Mentre se compri un PC, un programma di montaggio, lo scarico, lo installi e vedi se ti piace il mondo e poi dopo piano piano ti aggiorni, si può fare. Costa un po', perché poi l'attrezzatura costa, ma se poi ti piace e pensi che ne valga la pena, vai, perché poi torna tutto c'è in un ritorno. Sì. Pasquale, per quanto riguarda il periodo della pandemia, cioè come hai fatto? Sei stato fermo? Allora, io ricordo che tu facesti un video molto bello di San Vitaleno dall'alto con tutto fermo ed era impressionante perché il video col drone, e ricordo che tutta San Vitaleno era ferma, era morta, cioè non si sentiva nemmeno, ed era impressionante, era bruttissimo, perché sembravano film Walking Dead. Cioè, sì. Come è stato influenzato il tuo lavoro, il vostro lavoro la pandemia, e mo hai ripreso, come va? Cioè, com'è la ripresa? Allora, il lavoro è stato influenzato e negativamente, chiaramente, però per fortuna, avendo tutti poi voglia di andare online, stando chiusi, bravissimo, c'è stato fatto un altro lavoro, quello lì di editing. Non si poteva uscire per... Che l'editing è, per chi non lo sapesse? Montaggio, un lavoro di da casa, costruire poi da casa le cose. Con magari riprese che già avevo in archivio, riprese in stock che avevo. Però per fortuna si è andato avanti. Qualcuno ha lavorato da casa, si è ripreso lui, ha inviato riprese e poi le ho montate. Quindi per fortuna sotto questo punto di vista è andato avanti, però comunque... mentalmente era tosta. E quelle riprese di San Vitaleno, forse non so se tu hai visto quella lì di notte che si incendiava un bar sulla nazionale, e arriva la polizia, ambulanza, là è stato brutto, cioè veramente sembrava una serie di buca apocalittica, perché non c'era nulla se in non silenzio. Nel silenzio c'era sirene, fuoco, ambulanza, che è stato brutto, sì, non ricordo con... però sono videomaker, dovevo documentare. È importante perché sostanzialmente il vostro ruolo è anche quello di documentare ciò che accade. Perfetto. Pasqua, un'altra cosa che volevo chiederti. Tu sei di San Vitaleno ovviamente, ma sei napoletano di origini. Fratana. E quindi sostanzialmente tu questa sorta di dualismo, no? Cioè il ragazzo di Napoli impiantato nella città di provincia, siamo sinceri? Sì. Perché comunque è nel tuo modo di essere, nel tuo lavoro, pure nei video che fai, nelle riprese che ti fai, perché a volte vedo che sei abbastanza autoironico, no? Sì. Ci entra questa cosa e ti influenza questa doppia... Crescendo comunque in un paese di provincia, cioè in un piccolo paese dove comunque a portata di mano hai varie personalità che ti circondano, varie amicizie che frequenti, quindi dalla persona meno istruita a quella più istruita, e hai più voglia di emergere, secondo me. Se riesci a farlo partendo da un paesino, sei tra virgolette più svantaggiato, perché solo per arrivare a Napoli, quando sei piccolo e via chilo trenaca, non sai se poi ti ci fa arrivare a Napoli. Un tram chiamato desiderio. Che la circonvesiana, lo sai, quando andavamo tu all'università, io al lavoro a Napoli, era una tragedia. Quindi sì, vivere a San Vitaleno, comunque secondo me mi ha fatto bene. Penso di sì, non lo so, perché poi non ho vissuto a Napoli per il periodo da adulto, quindi non lo so, però io penso che la spinta me l'abbia data, la spinta di emergere, di fare qualcosa di diverso, di alternativo. No, però sostanzialmente vi hai detto un concetto che mi è piaciuto molto. Io prima abbiamo detto che hai collaborato con numerosi artisti, Enzo Granagnello, Foia, chi è l'artista di prima che pure mi hai citato? Jim Senese. Grandi. E per il futuro, progetti futuri, cosa ci dobbiamo aspettare da Drone Out? Vabbè, il futuro è incerto ancora per ora, però si parla di progetti, come al solito facciamo, creiamo, ma non è ancora niente di concreto. Ci è tutto sospeso. Sì, è tutto sospeso, però c'è in cantiere. È un drone che deve prendere il volo. Sì. Va benissimo.
Pasquale, io ti ringrazio personalmente perché sei un amico e ti conosco da tempo. Grazie da parte di tutti noi e in bocca al lupo e speriamo, in bocca al lupo e speriamo che tu possa avere sempre più successi. Speriamo che un giorno, anche presto, Drone Out, noi potremmo dire chi è Pasquale, ne lo sappiamo. Già lo puoi dire comunque. Lo so. Ragazzi, quanto umiltà? Sempre umiltà, ragazzi, Drone Out, Drone Out. Grazie ancora Pasquale, arrivederci a tutti. Pasquale, vedi, colgo l'occasione per chiederti più che altro un consiglio o non lo so, un suggerimento. Sì. Noi abbiamo iniziato questo format Club 80030, come vedi non siamo professionisti, non siamo diciamo maestri del settore, però abbiamo deciso no, di buttarci in questa avventura. Ecco, tu che già hai fatto diciamo progetti del genere, non lo so, come ci vedi? Hai consigli da darci? Credi che il format possa piacere? Che consigli ci puoi dare? La cosa principale già la state facendo, secondo me, cioè coinvolgere un po' chi ci sta intorno. Quindi questa è una delle cose fondamentali, perché anche in un posto dove magari una persona non vede spiragli, non vede motivazioni per andare avanti, per dire io vivo a San Vitaliano, vivo in un paesino, però sono contento di stare qua, di stare qui, perché comunque a parte il lavoro tengo un occupato, so che esiste questa realtà dove posso perdere 10 minuti, 20 minuti della mia serata, della mia giornata. E raga, io penso che consigli su questi, coinvolgere il più possibile tutti, che sia adesso persone come oggi come me, che si parla del videomaking, come chi fa il muratore, cioè qualsiasi, secondo me, persona, più persone, più fette di persone riusciamo a coinvolgere, è meglio. Ok, perfetto Pasquale, grazie di questo consiglio, lo apprezziamo e lo metteremo sicuramente in pratica. Grazie ancora e buona serata.